Amici, siamo qui nel nostro spazio Cinemas Cult Club con l'amico Alessandro Tordini, nostro dirimpettaio, di cui abbiamo sentito la voce per i due giorni consecutivi, ma ci ha fatto molto piacere perché è una persona viva, una persona che parla di immagini, di musica da film, al punto tale che ha scritto questo bellissimo libro, cioè bellissimo dice lui, noi io poi lo leggerò e vediamo, vi racconterò poi se effettivamente è bellissimo. Ma da dove nasce questo libro ce lo racconta lui. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, il libro essenzialmente nasce da un evento che ci fu a Loreto, ormai non ricordo neanche la data, perdonatemi, non ho una buonissima memoria per le date, però circa, penso, una quindicina abbondante di anni fa. A questo evento parteciparono parecchi compositori di colonne sonore, anche qualche compositore straniero, ricordo il maestro Nieto, se non sbaglio, e qualche altro ospite internazionale. Io avevo in programma di fare una tesi sul mondo delle colonne sonore, soprattutto nel cinema di genere, non tanto nel cinema quello più d'élite, chiamiamolo così, ma i cosiddetti B-movies, che è un acronimo, come si dice, insomma una sigla che non ho mai condiviso più di tanto, perché per me sono A-movies, comunque va bene. E in sintesi, a Loreto, raccogliendo queste interviste, queste chiacchierate con i maestri per la mia tesi, spinto anche da alcuni di loro che mi permetto di citare, il maestro De Masi, il maestro Pregaddio, che in un certo senso mi hanno istigato, per così dire, a continuare il mio progetto per trasformarlo in un libro. In sintesi, da questo prototipo, che era la mia tesi di laurea, lavorando veramente duramente, sono riuscito a tirar fuori un libro di più di 400 pagine, già fuori dal 2012, con una nuova edizione che è questa che avete visto, del 2016. All'interno troverete tutte le schede di molti maestri, molti compositori, le recensioni dei loro dischi e più di una ventina di interviste, soprattutto a compositori, qualche regista, qualche sceneggiatore e qualche collaboratore del calibro di Edda dell'Orso, Franco De Gemini ed altri. Beh, hai parlato di Franco De Gemini, che era un carissimo nostro amico, e ho avuto già modo di dire l'editore che più di tutti ha salvaguardato l'attività degli autori di colonne sonore. Sei qui con noi in questo Cinevox Cult Club, avrai capito di che si tratta perché per due giorni non abbiamo fatto altro che raccontarlo. Mi fa piacere che ti sei iscritto e potrai partecipare a questo nostro contest. Mi fa piacere averti avuto con noi per presentare il tuo libro. Tra l'altro c'è una cosa curiosa, leggo edito da Arcana, che è lo stesso editore che ha editato il nostro libro della mostra che noi abbiamo dedicato all'attività di mio padre, che era Cesare Andrea Bixio, musica e cinema nel Novecento italiano. Quindi ci unisce l'editore del tuo libro. Quindi ti ringrazio ancora molto, rimani sintonizzato sulle nostre attività, noi rimarremo sintonizzati sulle tue.